Un teatro alla Scala gremito di ottimismo per la consegna dei premi Milano Produttiva e Piazza Mercanti, conferiti dalla Camera di Commercio di Milano a imprese e lavoratori. Negli ultimi 15 mesi si sono aperte 30.000 imprese con una media di 30 imprese al giorno. E questo in un momento di particolare difficoltà che tutta l'economia italiana sta vivendo, mi pare di poter dire che certamente è un dato positivo. Se poi si pensa che queste nuove imprese produrranno nei prossimi 12 mesi qualche cosa come 2.500 posti di lavoro, ecco, il dato è certamente confortante. Milano si pone come snodo interessantissimo e fondamentale, perché la ripresa e il rilancio della presenza italiana nel mondo passa attraverso un rapporto con università, innovazione, ricerca, servizi che si associano al manifatturiero, all'industriale, e quindi si pone in uno snodo centrale. Diciamo che a mio vedere si sta reagendo, cioè tutta l'Italia sta reagendo, è un processo difficile, è un cambio epocale, però la reazione mi sembra che si cominci a vedere. Quando l'abbiamo fatto 22 anni fa, in fondo il mondo dell'impresa piccola e media e dell'artigianato era abbastanza trascurato, tanto che c'era un premio al lavoro, ma non c'era un premio che oggi chiameremmo all'imprenditorialità. Questo riconoscimento ha stimolato i piccoli e medi imprenditori e quindi credo che un frutto alla produzione l'abbia dato sicuramente. Milano Produttiva nella sua 21esima edizione ha onorato la dedizione professionale di 200 imprese e altrettanti lavoratori, mentre il premio Piazza Mercanti, nato 8 anni fa, ha celebrato la valorizzazione della cultura milanese in Italia e all'estero. Siamo stati tra i precursori nel mondo delle relazioni pubbliche, abbiamo aperto a Milano 30 anni fa, siamo felici di poter di aver ottenuto questo premio, perché è quasi un miracolo che ancora tanta imprenditoria italiana e milanese sia così affezionata e costante nello sforzo produttivo. Noi cerchiamo di mantenere la nostra qualità e il nostro gusto proprio esportando nel mondo, non adottando il nostro prodotto al gusto locale, perché il gusto locale trovi i produttori locali. Noi imponiamo, cerchiamo di essere presenti con il nostro gusto dovunque. Town Hall Street, in effetti l'innovazione consiste nel prendere in considerazione per la prima volta la disintermediazione delle reception nel settore alberghiero. Diamo la possibilità agli stranieri o comunque a chiunque viene da fuori di poter vivere la città da cittadino. La prima innovazione riguarda nel settore farmaceutico, noi lavoriamo, la possibilità di poter produrre dei farmaci utilizzando delle molecole che generalmente hanno molti effetti collaterali, in modo da poter avere questi farmaci, queste molecole da somministrare ai pazienti avendo gli stessi effetti clinici delle molecole convenzionali ma senza effetti collaterali. Poi abbiamo, come dire, inserito questa nostra attività all'interno di quello che abbiamo definito come slogan no patent, cioè tutte le nostre innovazioni, tutte le nostre ricerche non saranno coperte da brevetti. Questo è il nostro compito, è proprio essere attenti, sensibilizzare e concretamente recuperare poi tutti quei generi alimentari che, pur essendo ancora perfettamente commestibili, il mercato non riesce più a vendere, quindi sarebbe veramente uno spreco enorme, oltre al fatto che non si riescono a venderli, buttarli via e non darli invece a chi non può acquistarli. Quest'anno poi c'è stata una novità. Abbiamo aggiunto un terzo premio, che è quello del premio che va sulla televisione della Camera di Commercio e che riguarda un po' i significativi passaggi delle aziende che si promuovono attraverso dei messaggi televisivi. Il video, appunto, realizzato da Moonlab consiste nel fatto che Munari ci ha insegnato a vedere nelle tecnologie nuove possibilità. Si tratta in realtà di un nuovo strumento che permette di riprendere dal basso, su una superficie trasparente, ciò che il bambino fa e che realizza e che poi può essere proiettato, come in questo caso, su un grande schermo, e
quindi ha un impatto decisamente notevole. Abbiamo ripercorso la storia della movimentazione dell'acqua, la storia della movimentazione della posta, da lì abbiamo voluto far vedere che anche i rifiuti possono essere automatizzati attraverso delle tubazioni. La cosa che mi è piaciuta molto di questa premiazione è che esce un'immagine di Milano come la si descrive come era una volta. In realtà il fatto che siano presenti ancora questi valori di una Milano positiva è una cosa molto importante che sprona anche ad andare avanti e a rappresentare bene questa città e il suo lavoro. E come da tradizione un immancabile finale musicale.